Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale e benvenuti in un nuovo super tutorial. Io sono ovviamente Marco Agustoni di grafigata.com e oggi andiamo a vedere come costruire insieme degli incredibili sfondi astratti utilizzando Adobe Photoshop. Questi sono gli sfondi che andremo a costruire e saranno esattamente tre: il primo, il secondo e il terzo. Sono sfondi che possono essere costruiti veramente con pochissimi click in Photoshop e che possono essere poi utilizzati in mille modi diversi. Vedete che io li ho inseriti all'interno di due pagine web, due sezioni che possono appunto rappresentare delle pagine web o delle landing page, ma possono essere utilizzati semplicemente anche come sfondi del vostro computer. Quindi questo qui sarà un po' il primo sfondo che andremo a realizzare. Adesso disattivo un attimo gli elementi grafici, vedete? Il secondo è questo qui, vado anche in questo caso a disattivare gli altri elementi grafici e poi abbiamo il terzo che sarà questo. Ok? Prima di mostrarvi come creare questi sfondi, devo ricordarvi che su grafigata.com trovate tutti i nostri percorsi completi. Si tratta di percorsi formativi online, organizzati, pratici e professionali, che vi porteranno da un punto A ad un punto Z e sono assolutamente indispensabili per chiunque voglia alzare l'asticella e andare un po' oltre i contenuti gratuiti che si trovano su YouTube, che sono sicuramente utili, ma che non sono sufficienti per chi vuole diventare un graphic designer professionista. Quindi vi ricordo grafigata.com, oppure se volete accedere direttamente alla pagina dei nostri corsi, grafigata.com/corsi. Vi lascio comunque tutti quanti i riferimenti qui sotto in descrizione. Ok, siamo pronti adesso per creare il nostro primo sfondo astratto. Quindi procediamo con la creazione di un nuovo documento. Vado su File, Nuovo, vado a creare una tela da 3840x2160, che sono le dimensioni del formato 4K. Voi siete liberi ovviamente di scegliere le vostre misure personalizzate. Faccio clic su Crea, ovviamente vado a creare un documento RGB perché non dovrà essere stampato, quindi faccio clic su Crea e otterrò una tela completamente bianca. Il primo step per andare a creare questo tipo di sfondo consiste nel riempire la tela con un colore a tinta unita. Quindi vado su Modifica, scelgo Riempi e vado a selezionare colore. Dopodiché dal selettore colore scelgo il colore con cui voglio riempire la mia tela. In questo caso io andrò ad utilizzare un blu molto scuro, che tra l'altro è già impostato, quindi confermo due volte con ok e la mia tela verrà riempita. Bene, adesso dobbiamo andare a creare dei bagliori al centro della nostra immagine, al centro e ai lati. Quindi vado a prendere lo strumento pennello, tasto B, faccio un doppio clic sul selettore colore di primo piano e vado a campionare il blu inserito poco fa. Adesso prendo questo cursore, lo sposto verso l'alto per schiarire il blu e confermo con ok. Qui nella barra delle opzioni, prima di iniziare a pennellare, assicuriamoci di aver ridotto il flusso, facciamo magari un 10%, e andiamo a pennellare nella parte centrale per schiarire, per creare una sorta di bagliore proprio qui al centro. Ci spostiamo magari anche qui leggermente nella parte superiore sinistra e nella parte inferiore destra. Ok, continuiamo a pennellare per schiarire progressivamente la parte centrale. Perfetto. Doppio clic nuovamente sul selettore colore di primo piano. Adesso prendiamo questa sorta di doppia freccia che ci permette di cambiare la tonalità e la spostiamo verso il basso. Andiamo ad ottenere un azzurro molto chiaro. Ok, che ci servirà nuovamente per schiarire la parte centrale della tela. Ok. Ora, un'altra volta doppio clic sul selettore colore di primo piano, scegliamo questa volta un verdino molto chiaro. Procediamo nuovamente con delle pennellate al centro. Possiamo anche abbassare nuovamente la percentuale di flusso se vediamo che il colore è troppo marcato. Ok, dovreste aver ottenuto un risultato molto simile a questo. Adesso, prima di procedere con l'applicazione di due filtri, andiamo nel pannello livelli e convertiamo l'unico livello disponibile, che è il livello sfondo, in un oggetto avanzato. Quindi facciamo un clic con il tasto destro in quest'area e scegliamo Converti in oggetto avanzato. La conversione in un oggetto avanzato, come ho già spiegato diverse volte anche nel corso Photoshop Startup, il nostro corso completo di Photoshop specifico per graphic designer, permetterà di applicare i filtri che adesso andremo ad aggiungere in maniera non distruttiva. Questo vuol dire che potremo anche successivamente intervenire sulle varie opzioni. Quindi andiamo su Filtro, Sfocatura, e iniziamo ad applicare un controllo sfocatura per andare a sfocare, non esageriamo troppo, il nostro sfondo. In questo caso andrò ad impostare una sfocatura di, facciamo, 60 pixel. Confermiamo con ok. Vedete che il primo filtro è stato applicato, noi possiamo intervenire sulla maschera di questo filtro oppure con un doppio clic rientrare
nelle opzioni per definire meglio il raggio della sfocatura. Ora applichiamo anche il secondo filtro, filtro fluidifica. Accederemo ad una sorta di area di lavoro relativa a questo filtro, dove nella parte sinistra abbiamo tutta una serie di strumenti che ci permettono di intervenire sui pixel della nostra immagine, nella parte destra invece abbiamo altre opzioni che ci consentono di personalizzare per esempio la dimensione del pennello, la densità, la pressione, la percentuale, eccetera eccetera. Tutti questi strumenti funzionano attraverso dei pennelli, vedete? A noi interessa il primo, però è importante sapere che all'interno fondamentalmente del filtro fluidifica possiamo applicare delle deformazioni, trazioni, rotazioni, gonfiamenti a qualsiasi area della nostra immagine. Dicevo che lo strumento che a noi interessa è il primo, chiamato strumento Altera Avanti, che può essere attivato anche con la lettera W, e che ci permette, come adesso vi mostro velocemente, di prendere i pixel da un'area dell'immagine e spostarle in un'altra. Vedete che io con un semplice click e drag ho già creato una cosa molto molto interessante, un effetto veramente molto carino. Ovviamente io sto mantenendo, come vedete, una dimensione del pennello abbastanza elevata. Adesso ho semplicemente spostato questi pixel, posso ripristinare il tutto cliccando qui su ripristina tutto e effettuare un intervento leggermente diverso. Quindi io faccio un click, trascino e vado ad ottenere un effetto diverso. Ovviamente ragazzi, qui dovete fare diverse prove, il primo risultato sicuramente non sarà dei migliori, poi vedrete che con la pratica riuscirete ad ottenere effetti molto carini. Anche io in questo caso ho ottenuto un risultato che non mi piace, quindi clicco su ripristina tutto e procedo con nuovamente con questo strumento finché non sono completamente soddisfatto dell'effetto ottenuto. Ovviamente ragazzi, potete provare a utilizzare anche gli altri strumenti, vedete? Questo addirittura va a stringere il bagliore, questo va sicuramente a gonfiare, questo va a piegare, questo va a distorcere, a spirale i nostri pixel, quindi potete sperimentare un po' tutti i vari strumenti che troviamo a nostra disposizione. Supponiamo che questo risultato ci piaccia, anche se non è proprio quello che volevo, però faccio clic su ok e ottengo il mio sfondo personalizzato. È un po' diverso rispetto a questo, ma vi posso assicurare che l'ho ottenuto con gli stessi identici passaggi che vi ho mostrato. Qui poi avevo anche applicato delle stelle, semplicemente aggiungendo un livello, un'immagine con delle stelle e modificando il suo metodo fusione da normale a schiarisci, inserendo ovviamente poi anche una maschera per rimuovere le stelle qui nella parte inferiore. Bene, questo era il primo background. Ovviamente ragazzi, potete, se sapete utilizzare Photoshop ovviamente, sfruttare anche i livelli di riempimento, quindi volendo possiamo inserire un valori tonali, un livello di riempimento valori tonali, per andare ad aumentare ad esempio il contrasto, ok? E chiaramente poi si possono applicare infiniti livelli di regolazione per andare a migliorare l'immagine. Vediamo adesso ragazzi come creare anche questo secondo sfondo astratto. Quindi procediamo sempre con il creare prima di tutto un nuovo documento, una nuova tela, Ctrl Command N, lasciamo le misure esattamente come in precedenza, facciamo clic su crea. Per creare questo secondo effetto abbiamo bisogno nuovamente dello strumento pennello, quindi lo andiamo a selezionare con la lettera B sulla tastiera. Impostiamo, questo è molto importante perché adesso andremo a lavorare con un metodo fusione diverso rispetto a quello di default. Impostiamo come colore di primo piano il bianco, poi lo andremo a cambiare, ma per ora impostiamo il bianco. Ora andiamo a modificare, come dicevo, il metodo fusione del pennello da normale a differenza. Ora ovviamente non starò ad approfondire i metodi fusione perché nuovamente l'ho fatto già nel corso Photoshop Startup e quindi mi limiterò semplicemente a selezionarlo e a mostrarvi il suo funzionamento. Allora, con il selettore colore di primo piano impostato sul bianco andiamo a creare una semplice pennellata e vedete che anziché dipingere con il bianco stiamo dipingendo di nero. Questo perché appunto abbiamo impostato come metodo fusione differenza che va ad invertire, possiamo dire così, i colori. Adesso sarà sufficiente continuare a pennellare per ottenere il risultato desiderato. Vedete? Io pennellando sono in grado di ottenere questi effetti molto interessanti. Sto semplicemente cliccando e pennellando, poi cambiando il colore, per esempio impostando un rosso e andando a spennellare solo su alcune aree, vedete che otteniamo degli effetti completamente diversi, effetti di colore. Ok? Quindi quando siamo soddisfatti del nostro risultato possiamo o mantenere lo sfondo così, oppure lavorare direttamente nel pannello livelli per andare attraverso dei livelli di regolazione a modificare ulteriormente l'effetto. Io, per esempio, potrei andare ad inserire sempre qui nel pannello livelli un livello di regolazione mappa sfumatura e ottenere risultati completamente diversi.
quindi potrei applicare ad esempio un gradiente che avevo già preparato in precedenza, e guardate ragazzi lo sfondo che ho ottenuto, vedete è molto simile a questo, che avevo applicato anche una leggera sfocatura, quindi prima ovviamente converto sempre il livello in oggetto avanzato e dopodiché posso aggiungere anche qui una leggera sfocatura. Ok? Vedete che in pochissimi minuti siamo stati in grado di ottenere uno sfondo molto molto interessante. Oltretutto, nulla ci vieta di entrare nella modalità fluidifica che abbiamo visto prima e lavorare anche con questi strumenti. Ok? Veramente in Photoshop possiamo fare di tutto. La cosa importante è ovviamente conoscere i vari strumenti e le varie tecniche. Impariamo a creare anche questo terzo sfondo, anche se il procedimento è molto simile ai due che abbiamo già visto. Quindi creiamo sempre un nuovo documento con Ctrl Command N, clicchiamo su Crea e anche questa volta andiamo ad utilizzare come primo strumento il pennello, quindi B per richiamare lo strumento pennello, ritorniamo sul metodo fusione normale e con il tasto D sulla tastiera andiamo a ripristinare i colori default. Adesso scegliamo una dimensione di pennello non troppo grande, qui assicuriamoci di aver impostato come opacità 100, come flusso 100 e come colore di primo piano il nero. Andiamo a creare delle pennellate in questo modo, senza riempire completamente la tela. Ok, adesso scegliamo un bel grigio, andiamo a creare delle pennellate qui ai lati. Perfetto, adesso con il bianco andiamo a creare una semplice pennellata qui al centro. Ok, quindi abbiamo utilizzato fondamentalmente tre colori, il bianco, il nero e il grigio. Adesso pannello livelli, convertiamo il tutto in un oggetto avanzato, ritorniamo su filtro, fluidifica. Anche in questo caso utilizzeremo il primo strumento per stirare letteralmente i pixel delle nostre pennellate. Ok, confermo con ok. Vedete che ho ottenuto un risultato molto simile a questo. Ovviamente qui avevo applicato anche una mappa sfumatura, quindi vado sempre qui sui livelli di regolazione, mappa sfumatura, e vado a caricare un gradiente che avevo già preparato precedentemente, eccolo qui. Oltretutto, se vogliamo, possiamo inserire anche un effetto grain, un effetto grana. Andiamo sempre su filtro, con ovviamente il livello 0 selezionato, disturbo, aggiungi disturbo. Questo filtro è veramente molto carino, ok? Aggiunge una leggera grana e ci permette di ottenere questi splendidi effetti. Ok ragazzi, queste erano tre tecniche, ne esistono altre ovviamente, magari le approfondirò in altri video futuri, per creare degli sfondi astratti in pochi minuti all'interno di Photoshop. Fatemi sapere ovviamente cosa ne pensate qui sotto nei commenti, lasciate un bel like, questo è molto importante se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, date un'occhiata ai nostri corsi su grafigata.com/corsi e noi ci vediamo nella prossima lezione.